Su, okay. andiamo su poi, poi scendo ti lascio il palco aspettiamo ancora due minuti due e poi andiamo al via Eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'evento inaugurale della seconda edizione del Festival di Siamo Europa. Siamo Europa è iniziato in realtà già questa mattina con alcuni eventi che ci hanno accompagnato a questo primo eh, incontro che ci accompagna nel cuore di questa piccola ma importante manifestazione che abbiamo voluto portare qua a Trento per rilanciare da questa città con tutti i significati che leghiamo alla nostra città, ponte tra due mondi tra nord e sud, un momento di riflessione su il nostro tempo e sulla nostra Europa di cui ancora ci sentiamo di essere parte ed ecco il festival che si chiama Siamo Europa. E una seconda edizione, la prima qui in piazza Santa Maria Maggiore, ed è un onore per me introdurre questo appuntamento eh, che sarà sicuramente uno dei più attesi della manifestazione. Abbiamo deciso di iniziare da un tema importante, il tema delle identità, da una grande domanda. Ma noi italiani ci sentiamo, siamo europei? Eh, io, da, che nella vita faccio il direttore della Fondazione Trentina al Alcide De Gasperi, mi rimbombano spesso nella testa le parole dello statista trentino. Sono domande che si poneva già all'alba del sogno europeo. Eh, gli italiani possono essere europei? E De Gaspi rispondeva che sostanzialmente sì. E per essere europei gli italiani hanno forse più da togliere che da aggiungere. Hanno più da togliere un mondo di paure, di pregiudizi. Eh, di costificazioni della storia che hanno portato gli europei a essere un po' meno uniti e a non trovare gli elementi che li possono unire. Ma oggi sono passati tanti anni e la domanda resta ancora qua, ed è un piacere per me porla e lasciare che risponda, eh, qui sul palco di Siamo Europa, un grande interprete che tutti conoscete. E lascio quindi la parola e il palco a Beppe Severnini. Il... Abbiamo beccato una giornata fresca. Eh? Abbiamo preso una giornata fresca, vero? E se andassimo fuori lì? Ma voi avete le sedie in castello? Io ci sto se volete, però ho paura che avete le sedie legate una all'altra e poi non funzionano i microfoni. No, stiamo qua? Ok, mi ha fatto segno, mi ha detto stiamo qua, benissimo e Allora io mi sono portato, era là dietro, mi è molto piaciuto questo, che mi sembrava molto adatto, penso che da adesso in poi, in Italia, soprattutto in Italia, sarà necessario rompere le scatole. Sull'Europa, quindi ne prendete una per ricordo e ve la portate avanti. Io ho beccato quella anche col Regno Unito, perché la cosa che a me piace è ricordare che la geografia e la storia, e la, e la, e la cultura, e le, arti e le amicizie, e le famiglie, e i contatti, e le università, le vite di tanti di noi che sono passate per l'Inghilterra, anche brevemente, o gli inglesi per l'Italia, che ci amano molto, non si decidono per referendum. Quindi, secondo me, gli inglesi. Fanno parte dell'Europa, hanno fatto questa scelta che io spero non si pentano troppo, siccome un po' si sono già pentiti. E però mi piace aver beccato proprio quella col Regno Unito. Allora, io siccome fa caldo, non la tirerò tanto lunga, e però per, so dove sono, so che in questa parte d'Italia amate non soltanto l'intuizione o la spontaneità, ma anche la precisione e la preparazione. Perché sono molto importanti, dettagli che in Italia ogni tanto trascuriamo. Noi siamo i campioni mondiali dell'improvvisazione intelligente e dell'intuizione e della prontezza di riflessi nel lavoro, nell'università, nella cosa, il, nel, perfino nel corteggiamento. Il, non ridere. I ragazzi italiani hanno successo in Europa da, 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 più o meno da quattro secoli, quindi non siete i primi. Ma, la, ma non perché siete più belli o più furbi. Primo, perché a mezzanotte siete gli unici che non siete ancora tutti ubriachi, mentre altre parti d'Europa sono sotto il tavolo, che è un vantaggio perché le ragazze si trovano la scelta limitata. Secondo, fondamentale, perché un ragazzo italiano intelligente capisce, e una ragazza non parliamone perché lì arriviamo alla seconda potenza. Ecco, una ragazza italiana capisce cosa sta pensando quell'altro prima ancora che lui lo pensi. Allora, ma questo non basta, soprattutto in mestiere in momenti come questi. Quindi io ho studiato, ho preparato una cosa per voi, non la leggo perché sarebbe una crudeltà, però ho, penso che al di là della così, del fatto che sono le serie pomeriggio di un venerdì, dobbiamo. il momento è serio, è serio in Europa, è serissimo in Italia e quindi forse approfittando del fatto che siamo qua insieme io proverò a dirvi la mia. Importante, escludo che ci sia qualcuno d'accordo con me su tutto. Escludo anche che ci sia qualcuno di in disaccordo con me su tutto. Vi dico una cosa che questi belli incontri, questa serie sull'Europa, qualunque occasione, avete il Festival dell'Economia che arriva, queste cose qua sono belle e utili se uno esce di qui un po' più accaldato ma con un'idea. Se c'è un'idea che vi portate a casa e ci pensate mentre farete una doccia necessaria prima di cena, per ripeto, per il caldo, o domani o dopodomani, è sufficiente. E un'idea vuol dire anche un'idea su cui non siete d'accordo, ma vi ha costretto o vi ha invitato a pensare. Io, quando vado, spesso sono seduto da quella parte lì, vado volentieri quando capisco che mi porta a casa qualcosa, se no non serve niente. Io non sono, come si chiama la mia Io sono cremasco, la cremonese, la ferragni che ha altre qualità, devo meritarmi la vostra attenzione. Allora mi, mi siedo e poi mi alzerò ogni tanto, tanto il microfono si sente bene. Anzi no, però là dietro non vedete un tubo, vero? Eh, allora sta in piedi. Bello no, però insomma è una cosa di buona educazione. Il... Chi ha messo questi fiori? Ho sempre pensato che alcuni fiori hanno uno strano destino. Conferenze, funerali, matrimoni. Sono dei fiori sulle montagne che hanno delle vite avventurose. Loro, vabbè. Io credo che la prima cosa da dire è che se devo dare un titolo a questa nostra conversazione è che l'Europa è casa nostra, è il punto di partenza. Eh, non c'è bisogno di dirlo a Trento, dove sapete perfettamente bene, magari non voi perché tutti voi non, non avete vissuto per fortuna di persone questi fatti. Ma qua quello che quando l'Europa si odia, quando l'Europa va in guerra, abbiamo visto cosa succede. Quel momento è passato. Io potrei chiudere. So che ormai la gente scrolla le spalle, potrei chiudere dicendo che c'è un continente che per, nella storia dell'umanità, finché un uomo ha tirato su un bastone invece di usarlo per appoggiarsi, l'ha usato per picchiare un altro, e in Europa l'hanno fatto presto, fino al 1945, gli europei hanno continuato a picchiarsi, a ferirsi e ammazzarsi, hanno smesso nel 1945 e subito dopo è arrivata, prima la ceca mettendo insieme l'acciaio e il carbone e poi il mercato comune europeo e compagnia. La parte d'Europa dove sono successe cose orrendi e adesso per fortuna non accadono più, è stato prima il mondo comunista che stiamo recuperando anche davanti a strani fenomeni e, e io arrivo a dire irriconoscenze, ma non è il tema di oggi, e poi naturalmente i Balcani, e, e quindi ho una mia giornalista che è appena tornata da Sarajevo e mi raccontava che per loro il sogno è di entrare in Europa, perché l'Europa vuol dire innanzitutto che quello che è accaduto da loro non si ripeterà mai più. Però questa non è una lezione di storia, è una lezione, è una chiacchierata che ha più a che fare con la... La politica, l'economia e la nostra vita di tutti i giorni. Quindi io ho una grande ammirazione per gli avversari dell'Europa. Ne ho un po' meno per gli amici dell'Europa. Io sono un amico, sono un innamorato dell'Europa, però gli avversari dell'Europa dimostrano una passione che gli amici dell'Europa non riescono a dimostrare e quindi vanno ammirati. Cioè gli unici che parlavano con passione negli ultimi mesi e anni dell'Europa erano gli avversari dell'Europa. Non erano gli amici dell'Europa. Questo punto è fondamentale secondo me. Eh, perché secondo voi è successo quello che è successo nel voto Brexit 2016? noi 2018 e molte cose che sono successe perché non c'è dubbio che l'Europa ha perso fascino e interesse l'Europa nel senso dell'Unione Europea attraverso l'Unione Europea. Quindi qualcosa deve essere successo. Perché? E la gente l'ha espresso col voto. Mi è successo in televisione di dire, io lo penso e so benissimo che alcuni di voi, anzi statisticamente diversi di voi, hanno votato il Movimento 5 Stelle. Io dicevo, c'era eh, Luigi Di Maio a 8 e mezzo, e ho definito come ho fatto più volte il Movimento del 5 Stelle un voto essenzialmente di protesta, e, ma non è riduttivo il voto è quasi sempre di protesta, quando la gente voleva protestare con Berlusconi ha votato magari il Partito Democratico, quando ha, votato, ha voluto vo protestare col Partito Democratico ha votato un'altra cosa, per fortuna che c'è il voto per protestare, l'alternativa è fare a botte sulle piazze, siccome la mia generazione ha visto cosa succede in questi casi, viva la protesta se poi la protesta a argomenti che non ti piacciono, per esempio, sull'Europa, uno lo può dire, siamo qua a dirlo: non credo di venire arrestato dai vigili. Tra l'altro ho fatto un senso unico clamoroso, non mi sono accorto dove c'era l'albergo, mi hanno visto e mi hanno perdonato quindi grazie. quindi Invece che arrestarmi, no, mi sono fermato dopo dieci metri, però hanno capito l'errore mi fa: Severnini mi fa perché avevo contro l'intero traffico del Trentino Alto Adige ho detto: forse ho fatto un errore. Voi avete capito vicino a grande. Insomma, tornando a noi. Allora, perché questo disamore? Adesso cerchiamo di ragionarci, perché va preso seriamente? Eh, perché l'attaccamento la, emotivo alle proprie radici, voi siete trentini, la maggior parte di voi, io sono cremasco, sono lombardo, ma io sul mio profilo Twitter ho scritto... Europeo, italiano, lombardo e cremasco. Non vedo assolutamente contraddizione e non capisco perché qualcuno deve insistere e costringermi a scegliere fra queste cose. Io, al teatro sociale, qualcuno di voi c'era, ditemi che fatemi contenti. Ho chiuso nel 2015 la, le, le repliche della Vita è un Viaggio, uno spettacolo teatrale. Eh, c'era uno che l'ha visto, uno, era molto. la signora là in fondo, grazie. La, il, era una storia di... Un, di eravamo bloccati all'aeroporto di Lisbona con due donne più giovani di me, Un lei odiava l'Europa, stava andandosene in Brasile, la trattavano male come donna, non aveva lavoro e così via. E a un certo punto io le dico, e... si chiama Marta, nella realtà è anche il personaggio, io faccio un personaggio di un signore che, che vuole far vedere quello che sa tutto lui, invece è più in crisi della ragazza che vuole aiutare. Abbiamo fatto 50 repliche in tutta Italia, sempre pieno, anche qui, con grande gioia, e dico a Marta: Marta, lei mi dice: Ma io di cosa sono? Sono romana, sono mezza inglese perché nel personaggio ho studiato in Inghilterra, sono cosa sono? Io ho detto: ma tu sei come un albero. Un albero c'ha i cerchi concentrici, al centro del tuo c'è Roma, al centro del mio c'è Crema. Subito dopo per te c'è l'Italia del, del centrale, nel caso mio c'è l'Italia settentrionale. Magari Londra è comune a tutti e due, eccetera, eccetera. Quindi Qualcuno vuole provare a convincerci che i cerchi non devono comunicare fra loro, ma quell'albero lì, se i cerchi non comunicano fra loro, muore. E invece è così bello perché i cerchi parlano fra loro e le cose passano attraverso. E quindi uno può volere un bene da morire a Trento, al Trentino a, e all'Italia e sentirsi orgogliosamente europeo. Non c'è contraddizione, non siamo costretti a scegliere. E qualche volta arriva la delusione della nostra città che non fa quello che ci aspettiamo, e qualche volta le delusioni arrivano dalla nostra, dalla nostra zona, dalla nostra provincia, dalla nostra regione, qualche volta arrivano dal nostro paese, qualche volta arrivano dall'Europa e adesso ci arriviamo. Ma questo non vuol dire che uno deve abiurare una di queste identità, perché tanto siamo di passaggio, siamo nati, viviamo, il, il destino ha voluto che, che crescessimo in questa parte del, del sistema solare usciremo di qui e quindi cerchiamo di, di godere e di apprezzare le cose che siamo. Lo dico, è molto importante. Quando sento qualcuno che parla con odio, gli stessi prendete la lega. Ma quante volte la ricordate l'ampolla del Po? Questo, memo, questo paese ha la memoria di un pesce rosso, quattro secondi, non ci ricordiamo più niente. Io non ce l'ho con la Lega i leghisti perché li conosco bene e so che qualche sono meglio di quanto vogliono sembrare. Pure Salvini, per essere chiaro, gli ho detto, quindi lo posso, in televisione lo posso ripetere qui. Però anche lì l'idea: adesso, magari per motivi elettorali, magari perché l'hanno capito, stanno, hanno capito che sono un partito nazionale e che non puoi concentrarti lì. Perché comunque questo disamore per l'Europa? Ha un motivo, oh yes, più di una. Allora, prima di dirvelo, perché questo è un po' il cuore di quello che vi voglio raccontare, volevo dirvi che alcune generazioni hanno capito l'importanza dell'Europa in cui viviamo immediatamente. La cosa che vi ho detto adesso, alcune generazioni, una generazione l'ha capito al volo, una generazione l'ha capita abbastanza in fretta, una non l'ha veramente capita ma l'ha data per scontata, è la quarta su cui adesso dobbiamo ragionare. La prima generazione è la generazione di mio padre. Mio padre è nato nel, nel 1917, eh, ha preso l'influenza spagnola. È sopravvissuto, eh, ha fatto, ha, ha fatto, si è beccato tutti gli anni del fascismo. Che ha vissuto da ragazzo entusiasta di campagna, eh, eccetera, se, eh, di cui. Un quattordicenne che ti fanno giocare il sabato, sei contento, diciamo la verità, non è che faceva... Oh, ha vissuto tutto il fascismo da, da giovane, è andato in guerra come ufficiale di Marina, ha fatto tre anni e mezzo imbarcato, l'8 settembre era in licenza per fortuna sua, se no io forse non sarei qui, lo sarei... Eh, il, mio padre era un europeo, mio papà è mancato l'anno scorso, no, nel 2016 alla vigilia dei cent'anni. Una vita felice, ha fatto il notaio per 70 anni, voleva mettere d'accordo le famiglie, lui diceva che l'unico modo di giustificare i redditi di un notaio è mettere d'accordo le famiglie e aiutarle a prendere decisioni patrimoniali importanti. Altrimenti i notai non meritano il proprio reddito. Io l'ho detto al Consiglio davanti ai notai, magari ce n'è qualcuno, volete riferirgli, lo penso. Il notaio è importante in Italia, mio padre lo faceva in questo caso. E lei era un europeista perché? Perché lui ha detto, noi siamo cresciuti con l'idea che i, i, prima che i tedeschi erano gli amici e gli inglesi erano i nemici, poi gli inglesi sono diventati gli amici, o comunque quelli che ci salvavano, e i tedeschi sono diventati i nemici. E adesso basta. Ho un figlio innamorato dell'Inghilterra, qui l'Inghilterra, che sono io, ha dato moltissimo. Un'altra figlia che è andata in un un'altra parte, vedo che ti piace andare in Europa dell'Est, che i tuoi libri vendono in Germania, io, i miei libri vanno molto bene in Germania, in il paese europeo dove forse vanno meglio è la Germania, non l'Inghilterra, la Germania. Allora, la generazione di mio padre che ha visto la guerra non ha bisogno di tante conferenze, la loro generazione ha capito subito cosa avrebbe i vantaggi dell'Europa. La mia generazione, io sono del 1956, della fine del 1956, la mia generazione l'ha capito per un altro motivo, perché la, la, è stata una tale occasione di incontri, di amicizie, di amori, di viaggi, di occasioni, Io ho fatto la tesi in diritto internazionale, anzi in diritto delle allora comunità europee a Bruxelles, e pe, sono un caso particolare, ma fino a un certo punto era una sorta di, di proto-Erasmus, non c'era ancora l'Erasmus, nel 79-80, ma per la nostra generazione voleva dire prendere un treno, è la prima volta che sono andato a Berlino Est, dicevo, accidenti, che tristezza, una città europea così bella divisa in due da un muro e compagnia bello, vero che qualcuno fa sì, la nostra generazione era così, per noi era, era una specie di enorme, come si chiama quel panino svedese aperto in cui sono smogasbird di possibilità l'Europa, la generazione dei nostri figli... Io ho un figlio di 25 anni, ho una redazione di ragazzi e ragazze più giovani, sono la generazione Erasmus, per loro è un'altra cosa ancora, è il luogo delle occasioni, degli incontri. Mio nipote che lavora a Rovereto, sta felicissimo dalle vostre parti, sta a 28 anni, io lo prendo in giro, non è qui, è meglio così, gli dico Carlo, hai... Ti sei accorto, vero, che tua moglie, beh, non è sua moglie, ma sì, stanno insieme da anni, sta è al quinto mese, fra poco diventi papà, e lui secondo me da bravo maschio verso il quinto mese si è accorto. È una ragazza fantastica di Madrid, sono conosciuti a studiare in Olanda. E hanno fatto il master in agricoltura in Irlanda. Adesso lei è venuta a lavorare a Rovereto. Il bambino ce l'avranno a Rovereto. Lei ha detto Madrid-Rovereto: Rovereto. Allora, loro sono un esempio fa migliaia. E il mio nipote, pronipote, il figlio di mio nipote, ventottenne, hanno 28 anni, lui 28, lei 29. Quindi di, Car di Carmen e di Carlo, di Carmen Madrilene e di Carlo Cremasco, è un bambino. Europeo, ma lo è veramente, ma fino in fondo è un bambino europeo a cui nessuno deve chiedere di scegliere sarà un po' italiano o sarà un po' spagnolo è un po' trentino naturalmente. E tutto questo non è una cosa. Allora questo è fondamentale. Tra l'altro, questo devo dirlo anche a mio nipote: una cosa che, che loro sanno, i nostri, gli organizzatori, o se non sanno, fingeranno di saperla: che Erasmus, che c'è dal 1987, ha prodotto un milione di bambini? Cioè, cosa vuol dire ha prodotto? Cioè che o lui o lei erano Erasmus, magari tutti e due, o magari come nel caso mio nipote sono incontrati, o magari ha dato un'occasione di incontro. Comunque è, ma non adesso, già due anni fa, un milione di bambini. Ragazzi, se l'unione bancaria ha qualche problema, il sesso va benissimo in Europa. No, ma è uno, guarda che non è una roba da sottovalutare, è una roba molto molto bella secondo me, è proprio bella, qualcuno sorride e sta pensando, io non voglio sapere niente. Allora, perché l'Europa è passata di moda? Perché le cose che dico io e che vi hanno strappato un sorriso, non ho ancora un applauso, spero prima della fine di meritarmelo? Capisco di, essere, di, di dire una cosa che 20 anni, 15 anni fa era ovvia e adesso va spiegata. Perché secondo voi? Perché sono successe delle cose. Sono successe secondo me sette cose che vi elenco rapidamente. Primo, su un problema drammatico complicato, drammatico non solo per quello che è accaduto, ma che potrebbe accadere, che è l'immigrazione. Noi siamo stati lasciati soli. Attaccarsi al Trattato di Dublino, che peraltro noi abbiamo firmato il governo Berlusconi del tempo, che fanno finta tutti di dimenticarsi, però noi l'abbiamo firmato al Trattato di Dublino che prevede che l'immigrato venga venga, la, la, venga, non so qual è il termine giuridico esatto, comunque venga. Eh, Beh, innanzitutto identificato e poi la sua venga gestito, ecco, mettiamo così come la, dal primo paese di arrivo e d'accoglienza. Ragazzi, ma non ci voleva De Gasperi per guardare una cartina? Chi c'è? C'è la Finlandia o ci siamo noi sopra la Libia e l'Africa? Io ho ammirazione per la Germania, lo sanno qui so che c'è anche coinvolta Villa Vigoni, che ha scelto l'immigrazione hanno gestito con intelligenza. È vero anche che se facciamo uno scambio di latitudini con la Germania avrebbero loro qualche problema in più e noi qualche problema in meno. Noi siamo stati lasciati soli, la, 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 la soluzione che era stata adottata di, di accettare un po' dei, dei nuovi arrivati e distribuirli fra i paesi europei, parliamo di numeri ridicoli neanche quelli, quella è una cosa che ha pesato molto. Vedere dei ragazzi, italiani, dei ragazzi africani di buona salute, con l'occhio vispo, tutto il giorno a far niente, ogni angolo di strada, non va bene, non va bene per quei ragazzi, non va bene per noi, non va bene per nessuno, non va bene perché crea, io penso una persona che fatica a tirare alla fine del mese, ma perché non riusciamo a, anche loro, magari mentre sono qui, e aspettano a dare una mano in qualche modo, allora questa roba qua è stato disastroso. Il modo in cui ci hanno lasciati soli e in cui i nostri governi hanno gestito questa cosa, bisogna dirlo, è stato un guaio. Primo motivo. Secondo motivo. La, noi siamo un mercato comune e una grande famiglia. Però gli egoismi fiscali e le astuzie fiscali di diversi paesi europei sono evidenti io scrivo una volta al mese per il New York Times l'ultimo pezzo che ho fatto me l'ha messo anche in prima pagina ero molto orgoglioso crozza che secondo me crozza mi fa troppo bello quando mi ha imitato <ride> e, ma a parte questo il, eh, mi prendeva in giro ah l'ha scritto il New York Times ma l'ha scritto Severini che è di crema chi se ne frega sono molto orgoglioso di, di essere di crema aver imparato l'inglese al punto da poter scrivere in prima pagina sul New York Times si può fare ragazzi tranquillamente questo è molto importante. Non dovete, non sto cercando complimenti, ma sì, ma c'è gente che scala gli 8.000, che scende in neve fresca in, in sci alpinismo, in canaloni che apre per la prima volta, che fa il paracadutismo, che fa l'infermiere in un ospedale, quello eroico, non, fa, non imparare l'inglese, si può fare tutto. Allora, avevo scritto questa cosa, l'ho scritta, l'ho messa, ho detto... Primo, l'Irlanda che è diventata la casa fiscale di tutti i giganti del web, cioè è assurdo che, che, si paghi, che, che, uno, che io paghi, c'è stato qualche anno fa che mi sono accorto, l'avevo anche scritto un po' di anni fa, io pagavo più o meno le tasse di Facebook, è una barzelletta. Adesso è cambiato, però è chiaro che, questo, che loro usano. Zuckerberg, l'avete visto col mio ex collega Antonio Tajani l'altro giorno a Bruxelles? Usano sempre la stessa formula. Oh, we pay taxes according to the law. Voi europei siete così furbi che vi fate la guerra tra di voi e fate i paradisini fiscali. Neanche i paradisi. Benissimo, noi ne approfittiamo. Te lo dicono proprio in faccia: l'Irlanda. La City di Londra, per molte cose, pensate ai capitali russi, Cipro, il Lussemburgo, l'Olanda, Malta. Allora parliamoci chiaro: allora, o siamo una famiglia, ma se in una famiglia qualcuno fa il furbo, non va mica bene, giusto? Questa cosa qua lascia tracce. Il social dumping. Se tu vedi la Imbraco che licenzia 500 persone per portare il lavoro in Slovacchia, dove, dove gli operai sono meno protetti, non pagano meno contributi e sono meno. allora il, questo lavoro se lo facevano con il Vietnam uno si arrabbiava. Ma se lo fanno si arrabbiava, però poteva anche capire dice uno attraversa il mondo perché deve produrre, con certe. Però, ragazzi, se le robe avvengono all'interno dell'Unione Europea c'è un'amarezza in più, numero 3, numero 4, l'Europa come capro espiatorio, ok, la, il, blame it on Brussels, date la colpa a Bruxelles, è il codice non scritto di tanti governi europei, teoricamente europei, Ogni volta che un governo europeo non riusciva a fare le cose che doveva fare, la colpa era sempre di Bruxelles. facilissimo. È come quelli sacchi da pugili. Uno arrivava e li tirava un cazzotto. Ta sacco da pugile che cosa fa? Sta lì come questi fiori, si becca il cazzotto e buonanotte. L'hanno fatto tutti. L'ho detto, l'ho scritto, lo ripeto. Matteo Renzi ho, negli ultimi due anni, prima di prendere le due scopole che ha preso, ogni volta che apriva bocca... E parlava contro l'Unione Europea. Ci conosciamo da metà degli anni 2000, uno dei politici con cui do, a cui do del tu, anche se lui fa il politico e faccio il giornalista, e gli ho detto, ma non è possibile, tu sei europeo, ti ho sentito parlare con un entusiasmo dell'Europa, tu li vedi passare da Firenze e così via. perché ogni volta che apri bocca devi parlare contro. Se vuoi fare l'anti-europeista, quelli sono più bravi di te. L'ho detto, scusate se mi ripeto, l'ho detto anche ieri alle 8 e mezzo, ero molto orgoglioso dell'immagine che mi è uscita, che adesso dice, sono loro la casta, il nuovo governo, Lega 5 Stelle, e di nuovo ci ricasca, per fare l'irredentista, no, l'irredentista Trento non è un aggettivo che lascerai perdere, per fare... Per fare l'anti-establishment, gli altri sono più bravi di te. Non fare l'incendiario, che non sei capace. Fai il vigile del fuoco intelligente. Gli italiani adorano i vigili del fuoco perché sono persone serie, fanno il loro lavoro e ci proteggono. Esattamente. L'Europa è il vigile del fuoco del mondo e ci protegge. Dillo: Macron ha vinto l'elezione, le ha suonato la Marsigliese e ha detto L'Europe qui nous protegge. E questo ogni volta che apre bocca parla contro l'Europa, fa l'incendiario e si scotta le dita. Che piromane, ragazzi, <ride> E non inizio l'applauso, lo prendevo anche così. <ride> Se qualcuno di voi sta pensando, ma come ci hanno detto, lui era Renziano, però cioè io faccio il giornalista. E non cerco posti, me ne hanno pure offerti, non me ne frega niente, non voglio diventare, sono al Corriere della Sera, non voglio diventare direttore di un telegiornale, avere un posto in Parlamento, avere una carica. La gioia, sono un, un allievo di Montanelli che... che come lui ho rifiutato di entrare nel Senato italiano, io voglio lui ad onore, io in maniera più banale, e secondo me uno che fa il giornalista deve chiudere la carriera facendo il giornalista. Perché altrimenti le cose che, ho, che mi sentite dire, su cui sarete più o meno d'accordo, le liquidate pensando lui sta cercando di ottenere qualcosa o di pagare un debito. No. Allora andiamo avanti. L'Europa l'ha fatto anche. Cameron in Inghilterra, cioè questi erano per il Remain, ho fatto televisione, so che le immagini sono importanti, questi sono per il Remain, ok, Cameron e quella parte del Partito Conservatore, cosa fanno? Ogni volta che parlano dell'Europa, parlano contro l'Europa, l'Europa, cioè l'elettore mediamente informato, scusami, se il Liv dice che l'Europa è il demonio, raccontando una caterva di palle colossali, 350 milioni di sterline che se noi usciamo dall'Europa andranno nel servizio nazionale. Dopo tre giorni hanno detto scherzavamo, a proposito, preparatevi tre mesi di scherzavamo in Italia, perché è chiaro, guardate i conti, preparatevi. Allora, e ci sta meglio che portarci a dire su alcune cose scherzavamo, 110 miliardi per fare tutte queste robe non li abbiamo, semplice chiusa parentesi italiana, Cameron va là e dice, no, e poi perde il referendum, e ci credo. Punto 5, sto spiegando perché l'Europa ci ha fatto disamorare. Vi sono grato di non averla chiamato lezione magistralis, che mi fa veramente, magari questa è una lezione vera, lavorata e ragionata, e l'ho fatta davvero col cuore e preparando, come avete notato. Però l'exio magistralis, bari con un piccolo podio, eccetera, è una roba che con questo caldo me li stindevo tutti. Allora, il tono anche di Bruxelles, il tono aspirazionale, retorico. Io quando vi dico del mio amore per l'Europa vi porto anche delle cose concrete, le vite delle persone, gli incroci, le cose, le conoscenze, storie, vi ho raccontato qualche aneddoto, ma c'è una retorica europea che che qualche volta diventa fastidiosa o perlomeno viene colta nel suo significato, ma c'è cioè certamente un, è un grandissimo ideale. Signori, parliamo dell'esperimento di organizzazione internazionale forse più riuscito della storia dell'umanità, non sto esagerando, non della storia dell'Europa, della storia dell'umanità. I paesi che si fanno la guerra, che fanno in pace e re, al 18 riescono addirittura a fare una moneta unite, unica con tutte le sue debolezze. E comunque questo stiamo parlando di un capolavoro, imperfetto ma comunque un capolavoro, ok? Allora, però questa cosa devi dirla con, pensando che dall'altra parte, perché il Trentino è, 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 è ricettivo a queste cose? Perché parte della Lombardia? Perché Milano è ricettiva? Parlavo con una collega dell'Adige dell poco fa. Perché Milano e il Trentino sono ricettive? Perché siamo fortunati, perché l'economia tira, perché ci, le università funzionano, la gente ci sono gli scambi, voi adesso avrete tutte le cose in arrivo. Perché siete una, una regione, una provincia autonoma e una città come lo è Milano. For, forse questo. Sentimento europeo uno a quel punto se lo può permettere, ma se tu hai dei figli che non trovano lavoro neanche a piangere se, se non ti inginocchi di fronte a qualche capo bastone in qualche posto nell'Italia del Sud e tu, tuo figlio non riesce a trovare lavoro e poi lo trova a mille euro al mese, non può fare i figli e dopo due anni di contratto lo cacciano come un cane dicendo prendiamo un altro. È molto difficile che i discorsi europei che mi avete sentito fare passino, perché arrivano dopo. Uno legge le poesie quando. Le poesie sono importantissime, ma le poesie si leggono dopo pranzo. Se uno ha fame, ha freddo, è arrabbiato, è impaurito, le poesie servono e non servono. Ve lo dice uno che ama la poesia. Ok? Avanti. La distanza, la mancanza di, una, di, un legame, uh, di un legame emotivo. Vi faccio un esempio solo. Perché per diventare cittadini americani c'è un rituale, c'è un, uh, un giuramento, si chiama oath of allegiance, uno giura di Edip e uno si sente emozionato, c'è tutta questa cosa, eccetera. perché in Europa... La gente arriva da paesi in guerra, dalla da fame assoluta e li accogliamo e dobbiamo essere orgogliosi di poterlo fare non con tutti, purtroppo, ma con qualcuno e con molti è stato fatto. Perché viene tutto dato per scontato? Perché non chiediamo un impegno? Ragazzi, siete qui, quale donne? E gli uomini sono la stessa cosa, si rispettano, qui i figli e le figlie sposano chi vogliono, qua si dice quel che voglio e non c'è nessun, nessun Dio, perché Dio è troppo intelligente, di qualunque Dio è troppo intelligente, ma non c'è nessun Dio che può essere usato come scusa per impedire alla gente di fare certe cose, di essere libero o di rifiutare le leggi che sono il modo in cui ci organizziamo. Perché queste cose non diventano... Io accetto... Ti do il permesso di soggiorno, tu devi fare un giuramento pubblico e solenne che questa roba. Poi è chiaro che alcuni combineranno comunque disastri, però alcuni, magari qualcuno di meno e qualcuno prova. L'Europa non ha mai chiesto niente. Una volta l'ho detto, c'era Giuliano Amato che ha sorriso, mi ha detto: Beppe, come per dire, come, sono sogni. Ma le civiltà vanno avanti anche coi sogni e magari anche con questi simboli. Sette, sto correndo, ma è necessario. La, il disastro della comunicazione dell'Europa. Chi di voi sa qual è il giorno dell'Europa? Loro non vale. Siamo circondati da. Eh? Beh, sappiate che in Europa, in, in Italia, è la prima volta che sento più persone rispondere alla data giusta, 9 maggio. Adesso però lei, signora, pronta, perché il 9 maggio? Eh? No, ma c'è un perché non il 16 giugno o il 18 ottobre? Il cui? La data discorso è stato in Francia. Beh vai ragazzi, sì. No. Allora, in Europa lo diciamo all'Assemblea nazionale il 9, il 9 di maggio 1950, Schumann che non è solo il nome di un rondò vicino al Berlemont a, a Bruxelles, ma è un signore importante, ha fatto un discorso in cui dice forse la strada davanti a noi è mettere insieme la produzione di acciaio e di carbone e delineato tutto. Fa niente. Comunque non dico che questa cosa devono saperlo, uno si ferma all'autostrada, deve pagare il biglietto, si chiede scusi perché il 9 maggio. No, però il 9 maggio è una festa per nulla sentita in Europa. E stiamo parlando nell'ambiente più europeo. Oggi in Italia forse non c'è un angolo del nostro paese così europeo come questa piazza di Trento, ok? Ma in Italia era il giorno per portare le donne nella maglia. Esatto, in Italia... Non si poteva festeggiare il 9 maggio, perché? C'è anche questo aspetto, potevano ci potevamo scegliere un giorno diverso, ma però non è quello, diciamo la verità, non è stato quello. E la, è stato che il 9 maggio è in tutta Europa, non solo in Italia... Una colossale occasione sprecata. Già il 2 giugno in Italia, che però è legata a una cosa precisa, alla Repubblica, il 14 luglio di nuovo gli americani sono i, sono i campioni del... Delle, de, de la, sono bravissimi a attaccare le emozioni alle date, le date ai significati, i significati a un progetto politico. Per quello gli arriva fra i piedi uno come Trump e riescono a metabolizzarlo o perlomeno a gestirlo, per adesso. Perché sono un paese che ha, una nazione che ha le spalle grosse, poi c'è chi l'ha votato, c'è chi è deluso, chi è contento, chi la rivoterebbe, altra faccenda. Il 9 maggio Europa. Una volta parlando a Bruxelles in pubblico ero un ho detto proposta il 9 maggio trasformiamolo da Europe Day a No Europe Day, cioè diventa il giorno in cui tutte le conquiste che abbiamo in Europa per un giorno vengono sospese. Si reintroducono i controlli doganali. Si reintroducono le dogane, i commerci, i controlli dei passaporti, magari pure i visti. Si, uno può, I camionisti possono guidare se vogliono per 15 ore di fila finché sono stremati, perché la legge che impone eh, di, di, i limiti di guida. Di cui i camionisti sono i primi beneficiari, perché è pericoloso anche per loro chi guida un camion, non c'è più, si può fare anche quello. In casa possiamo montare delle prese che un bambino le tocca e va a fuoco il bambino. Ma sì, tanto l'Europa ci ha imposto degli standard che in Italia sono serviti più che altrove e, e avanti, e avanti, è pieno di cose europee che l'Europa di vantaggi. Il roaming si paga come una volta. Il roaming fai una telefonata per sbaglio in Germania: 40 euro. Ma non era gratis, Sorry Europa è stata sospesa per la giornata. 40 euro qua. Io potrei andare avanti fino a domani. I tassi bancari, anche I tassi bancari, le squadre di calcio, l'Inter costretta a giocare solo con giocatori italiani. Santon, Ranocchia. Cioè Non fatemi pensare che mi viene... No, Ranocchia è un bravo ragazzo, anche Santon, poveretti. Però, insomma, diciamo che... che... Che screener slovacco, eh, e peresic croato, altra roba. Allora, e ho detto questa cosa in pubblica. E dopo due ore trovo un eh, era il capogruppo di un gruppo al Parlamento europeo importante. Che twitta esattamente questa cosa: era tra il pubblico, la moglie. Io lo sapevo, è andata a casa, gliel'ha detto. Io oh, mi sono procurato il numero, l'ho chiamato e gli ho detto: Guardi, o lei dice immediatamente che. L'idea l'ha presa da me sul palco e va bene, se le piace, o io devo dire. Ho anche l'audio e il video di sei ore fa che lei viene alle conferenze e mi frega le idee e lui subito ha. Ah. Volete sapere chi è? Non ve lo dico. E, allora io, io parlavo quasi seriamente, solo, il tente, solo questo concetto funzionerebbe. Sapete qual è l'unico paese europeo che seriamente ha considerato adesso vi dico anche in che modo l'idea e ha detto due paesi, uno l'Italia, perché c'era Enrico Letta presidente del Consiglio e ha detto "Guarda, è fantastico, vieni a Palazzo Chigi e ne parli col mio gruppo europeo". Io sono stato a Palazzo Chigi due volte, quando ho detto che secondo me questa roba costava pochissimo perché era un più che altro un'idea, ho capito che non interessava più a nessuno, già finito. L'altro paese che l'ha preso seriamente, vediamo chi indovina? Ce ne sono 28 è un importante? la Germania il Goethe-Institut Europa ha detto ma è un'idea fantastica fermiamo i confini fra Francia e Germania chissà che casino ma però sarebbe, basta un'ora basta un'ora, il messaggio non c'è bisogno di far danni, perché nessuno di noi è stupido ma basta un'ora per capire i vantaggi che ci ha portato vediamo tutto per scontato è tutto scontato allora Guardate, abbiamo di fronte una sfida molto importante, abbiamo Donald Trump e non voglio fare la, i rapporti a, eh, che comunque ha dimostrato che l'Europa, diciamo, notate il mio understatement british, l'Europa non è al centro dei suoi interessi. Abbiamo Vladimir Putin e di nuovo allora abbiamo i movimenti nati anche per i motivi che vi ho detto dentro l'Unione Europea. Cioè noi nei prossimi due anni ci giochiamo moltissime cose, anche in Italia e non solo. Quindi io penso che, che sia. Cioè ci sono delle occasioni in cui adesso mai più. Perché tutto converge nel senso che l'Europa, se ci teniamo la difendiamo, se no mandiamo tutto a quel paese. Mi viene in mente un termine più rotondo invece, mandiamo tutto a, ma diciamo a quel paese. Eh, chi ha visto Mark Zuckerberg l'altro giorno? Al Parlamento europeo, mentre parlava e spiegava alla vigilia del 25 marzo, tra l'altro, oggi, caso vuole, è il giorno in cui è introdotto la normativa sulla privacy, che è un po' una riempitura di scatto, perché abbiamo le caselle mail piene di roba. Io stamattina ho perso 6.000 follower su Twitter, così, perché evidentemente sono persone che non hanno. però ne ho sempre 1.150. Vado bene, e allora il. no, ma non si misura, non si misura. Non si misura in questo modo. Vandanara ne ha più di me. Allora, anche se ha un grande merito, eh, perché i cardi, viva Vandanara. Allora, il, eh, no, molto seriamente, Zuckerberg è venuto a Roma, è andato a Berlino, è andato a Parigi, è andato a Bruxelles a parlare. Davanti al Parlamento europeo. Poi secondo me è stato commesso un errore, perché l'idea di fargli tutte le domande e poi le rispondeva tutte insieme gli ha permesso di non rispondere alle domande importanti. Non so chi di voi l'ha vista. La domanda: ma scusate, voi, voi incrociate i dati di Facebook e Whatsapp? Che è veramente delicata. Sappiamo cosa passa dentro WhatsApp. Io credo che nessuno dei presenti guardando le vostre facce manda filmini hard, però ci passano le confidenze, l'intimità, la disperazione, la gioia, l'entusiasmo, i nostri rapporti. Pensate se tutta questa roba può essere usata, mescolata con quella di Facebook e alla, nostra, alla faccia nostra, non solo per venderci delle cose, ma magari per farci votare in un certo modo, perché non ha risposto. Sulle tasse ha risposto nel modo che vi ho detto, eccetera. Però so, fermatevi e pensate, Zuckerberg dove è andato? A Bruxelles. Perché? Perfino un colosso come Facebook, io conosco abbastanza bene Jeff Bezos, che è un uomo, Amazon è un po' diverso da tutti questi, di un'intelligenza, uno dei pochi geni veri che ho conosciuto nella mia vita, e, per, è, è capitato di parlarne e anche altri di questi. Qua. Hanno un grande rispetto e anche un certo timore dell'Unione Europea, che considerano un interlocutore importante. Voi sapete cosa è successo con Microsoft in passato, le multe che sono arrivate con Google. Allora, non ci fa pensare che questi colossi del XXI secolo, gli unici interlocutori che in qualche modo, non dico di cui hanno paura, ma che considerano un interlocutore, è l'Europa l'Unione Europea? Pensiamoci. A quando io sento dire ne facciamo a meno, voglio vedere quando il nuovo ministro dell'innovazione, che peraltro io mi sono letto tutto il contratto che adesso vanno, io l'innovazione non l'ho vista e su questa roba ci giochiamo tantissimo, dalla pubblica amministrazione. Se a bontà loro vorranno fare un ministro dell'innovazione, non è che Zuckerberg viene a parlare col nostro ministro dell'innovazione, va a parlare col... col con il Parlamento europeo. Allora, l'Europa esiste, io non voglio fare il ministro per l'Europa, anche se credo, secondo me ho un po' troppa competenza, oggi su questi temi non voglio, eh, prima che qualcuno scriva no, 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 no. perché adesso il ministro, se volessi fare il ministro per l'Europa mi intendo del tema e adesso la competenza è molto rischiosa da esibire. Potrei fare il ministro agricoltura? No, perché venga una famiglia di agricoltori. C'è una roba di cui non so veramente un piffero? Eh? Non è vero, sono fortissimo sul tema. No? Ce, ne sono, ce ne sono diversi altri, sono dei temi che non conosco. Non sono un economista, non sono un giuslavorista, non sono, ecco. Magari mi butto e faccio il ministro delle finanze, perché non essendo un esperto di finanze, chissà cosa combino. Io volevo leggervi, e poi chiudiamo, una cosa che mi piace molto, e che secondo me non conoscete neanche voi, Sono, è una pagina di eh, Luigi Barzini Junior. Barzini Junior è nato nel 1908, era il figlio di Barzini che aveva fatto la Pechino-Parigi, grande giornalista, ha scritto un libro nel 64, Italians, che è stato un libro che ha spiegato un po' la, me la nostra la mentalità di noi italiani all'estero, ha scritto per i giornali stranieri diciamo che ha avuto forse fra tutti la carriera più simile alla mia di tutti i giornalisti italiani di quella generazione. Montanelli, che è stato mio maestro, aveva un anno di meno, me ne parlava spesso, io purtroppo non l'ho mai conosciuto. Lui ha scritto un libro nell'83 che si chiama The Europeans, l'ha scritto in inglese. Io volevo leggervi un pezzetto, perché questo pezzo non lo conosce nessuno. È un libro che non ha, vi consiglio, non ha avuto un grande successo, The Europeans, eh, in Italia, all'estero sì, ha funzionato, e io volevo leggervi una paginetta in cui lui spiega perché l'Europa c'è, che secondo me è più importante di tutto quello che vi ho detto finora. Quindi The Europeans, nella parte iniziale. Eppure è ancora in fondo e al cuore. Di ogni europeo questo antico desiderio di vedere l'Europa pacificata e fusa in una unica entità politica, di ammettere apertamente una volta per tutte ciò che noi abbiamo sempre saputo e i visitatori stranieri avvertono immediatamente: che nonostante le infinite diversità, le differenti storie, religioni e cucine, le innumerevoli lingue e dialetti, noi siamo fondamentalmente individui dello stesso tipo che si trovano a loro agio. Nel paese dell'altro, uno nella casa dell'altro. Bisogna riconoscere che è un'idea esaltante, fa brillare gli occhi alla gente. Se le frontiere nazionali dovessero essere abolite, ogni guerra combattuta in passato dagli europei si trasformerebbe ipso facto in una sanguinosa ma insignificante lite di famiglia, in cui non ci sarebbero più sconfitti, ma un solo vincitore, l'Europa. Anche tutti i nostri grandi uomini sarebbero in comune. Diventerebbero così nostri connazionali europei di cui essere orgogliosi alla stessa stregua, e solo per citarne alcuni: Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Victor Hugo, Tolstoi, Byron, Leopardi, Molière, Goldoni, Beethoven, Mozart, Verdi, Wagner, Michelangelo, Rembrandt, Constable, Impressionisti, Modigliani, De Chirico e migliaia di altri. Questa Europa del sogno non è affatto limitata a grandi uomini, grandi donne, alle solenni occasioni storiche. Possiamo riconoscerla oggi nei panorami che ignorano qualsiasi frontiera. Normandia, Artois e Picardia che gradatamente si trasformano in fiandre. La Savoia che impercettibilmente diventa Val d'Aosta. La pianura padana che qui e là assomiglia alle piatte distese del Belgio e dell'Olanda. Le impossibili Alpi innevate, indifferenti a bandiere, francobolli, uniformi di polizia e barriere doganali, che conservano lo stesso aspetto maestoso sia sul versante francese che su quello italiano, austriaco, svizzero o tedesco. Dovunque. Riconosciamo la nostra patria comune, nelle strade piene di traffico dei paesi, nei volti sorridenti dei bambini e degli anziani, nelle linde case borghesi e dei lucidi pavimenti e dei vetri scintillanti, nel passo elastico delle ragazze, nel fluire maestoso di tutti i nostri grandi fiumi, tu ne avete uno anche qui, tra rive coperte di boschi, Europa è la penombra delle chiesette illuminate dalle candele, i teatri d'opera bianchi e oro illuminati da enormi lampadari di cristallo in tutte le nostre città grandi e meno grandi, il piccolo battello sul lago, candido e pomposo come un cigno che gorgogliando si avvicina piano piano al molo di approdo. Le piccole locande, soprattutto penso L'Europa la riconosciamo nei vini. Il vino è forse l'essenza del nostro continente. È un prodotto ribelle. Grazie mille. Il il triste rito delle domande è abolito perché se qualcuno vuole chiedermi qualcosa non scappo sono qua e perché finirei per ripetere le cose che ha ancora detto e poi ogni incontro ogni... questo non so come lo possiamo chiamare non era una lezione, una conferenza, non so cosa fosse discorso, comizio di sicuro no perché non c'è una lezione in vista pare e io non sono un candidato a niente, ricordate che queste occasioni sono come quando si va a cena bisogna alzarsi un attimo prima di essere Satolli, dire poteva andare avanti ancora due minuti, non se Vernini doveva fermarsi cinque minuti fa. Grazie, arrivederci e buona serata.